Forza Nocerina per restare sempre connessi al mondo rossonero, in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi a Nocera Inferiore in via Canale 2. Forza Nocerina per restare sempre connessi al mondo rossonero, in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi a Nocera Inferiore in via Canale 2. Rispetto per Nocera, è questo il messaggio più forte che deve inevitabilmente arrivare il 10 novembre. Siamo a 10 anni dall'anniversario, al decimo anniversario dei famosi fatti di Salerno. Se ne sono scritte di ogni, se ne sono dette di ogni. Come ho scritto questa mattina, a pagare è stata la Nocerina. E quindi mi sembra doveroso in questa trasmissione fare un brevissimo passaggio su quanto accaduto. Buonasera a chi ci sta ascoltando, buonasera a Francesco Cuomo che cura la regia. Stasera mi sento particolarmente solo perché la mia compagna di viaggio, Alessia Orefice, per motivi di salute ha dovuto dare forfè. Ovviamente la salutiamo se ci sta seguendo e non si sta imbattendo in qualche replica. Ma a rappresentare degnamente, più che degnamente, la famiglia Orefice c'è il papà e nostro collega di Atleta Magazine, Lorenzo Orefice. Ciao Lorenzo, buonasera. Buonasera a tutti voi. Immancabile nei nostri studi il collega di Tutto Serie D, Nello Marmo. Ciao Nello. Ciao Valerio e soprattutto un saluto a chi ci segue. E poi, come al solito, diamo voce ai tifosi, prima volta nei nostri studi per Alfonso Tortora. Ciao Alfonso. Ciao Valerio, buonasera a tutti. Un doveroso ringraziamento va fatto ai nostri sponsor, l'Hotel San Giorgio che ci ospita come al solito nei suoi locali, Ottica Apicella e Barestasi che ci sono vicini per la realizzazione delle nostre trasmissioni e lo saranno per tutto il campionato. Abbiamo detto che molto molto brevemente ci soffermeremo su quanto successo 10 anni fa. Lorenzo, parto da te. Ieri a Marco Cattaneo ho chiesto, secondo lui, perché la macchina del fango si è innescata non tanto su quell'episodio, ma su una comunità intera, quindi su tutta la città, su tutti gli abitanti e su tutti i tifosi di Nocera, al punto che addirittura l'allora CT della nazionale Prandelli si permise di dire che lui non sarebbe mai venuto a Nocera e non avrebbe mai portato i figli in quella città, nella nostra città. Questo si è generato per la cattiva informazione che c'è stata. La maggior parte degli addetti ai lavori, e parlo chiaramente ai giornalisti, ai colleghi, hanno parlato, hanno sparato e hanno sputato sentenze senza sapere realmente come erano andate le cose. Il tempo probabilmente comunque non cancellerà una ferita che ancora oggi paghiamo
in maniera profonda e sanguinosa, però rimane il fatto che comunque nel corso di questi anni qualcosa è venuto fuori, qualcosa che scagiona, tra virgolette, insomma, un andamento di una città che con la violenza effettivamente ha poco a che spartire. Rimane, ripeto, a livello calcistico rimane la ferita, perché noi da quel momento non siamo più riusciti. E a chiudere abbiamo pagato chiaramente dazio giocando contro un capoluogo di provincia che era sicuramente forte politicamente, che ha fatto di tutto per far sì che quello che è accaduto possa essere addossato solo ed esclusivamente a Nocera e ai suoi tifosi. Vi invitiamo, come al solito, ad interagire con noi, a commentare, magari ad esprimere il vostro pensiero su quelli che sono stati appunto i fatti del derby farsa dello Stadio Arechi e poi chiaramente sull'attualità, perché poi l'abbiamo scritto, la nostra trasmissione si focalizzerà essenzialmente sulla stretta attualità. C'è un derby da giocare, c'è una bella rimonta fatta 5 giorni fa di cui parlare, però Caronello, l'abbiamo seguito quel derby, chi da casa, chi era presente lì allo Stadio Arechi, noi eravamo come al solito addirittura con la macchina dietro al pullman della Nocerina quel 10 novembre del 2013, quindi abbiamo vissuto quanto successo. Come deve fare Nocera ad uscire definitivamente, a togliersi definitivamente questa macchia che secondo me è indelebile, però almeno a sbiadirla un po', perché è inevitabile che, come diceva anche Lorenzo, quando si parla di Nocerina si fa riferimento a quanto accaduto quel giorno. Hai detto bene, indelebile, perché purtroppo quel giorno non lo cancelleremo mai dalla storia della Nocerina, però lo possiamo cancellare solamente cercando di raggiungere traguardi importanti, e parlo ovviamente dal punto di vista della squadra e della società, ma soprattutto, e questo mi rivolgo alla tifoseria di Nocera, che è una grandissima tifoseria, di non cadere più in provocazioni, di comportarsi sempre nel migliore dei modi, dando un'immagine pulita di Nocera, di gran tifo e di spettacolo sugli spalti. Ripeto, è un giorno che non cancelleremo più, però ci può stare il modo, come ho appena detto, per poter scrivere pagine più belle relative alla storia della Nocerina e quindi di Nocera e ovviamente dei suoi tifosi. Alfonso, a pagare abbiamo detto è stata la Nocerina, ma a quell'epoca a pagare sono stati i tifosi della Nocerina, innanzitutto perché, e non stiamo a tornare sulle motivazioni, fu vietata una trasferta in uno stadio assolutamente sicuro che ancora oggi ospita tifoserie di Serie A. All'epoca la tessera del tifoso era in auge, per cui le decisioni del questore lasciarono un attimo il tempo che trovava. Però la tifoseria di Nocera fu etichettata da tutti in maniera negativa, al punto che il sindaco Manlio Torquato dovette litigare in diretta TV con un giornalista della RAI che, nonostante fosse del posto, sia campano, inspiegabilmente cominciò a dirne di ogni contro Nocera e contro la Nocerina. Sì, Valerio, hai detto benissimo, la curva in particolar modo è stata etichettata come una curva violenta, addirittura, se non ricordiamo male, si parlava di minacce fatte ai giocatori di quel, che facevano parte della squadra di quella data di 10 anni fa, del 10 novembre 2013. È stata etichettata una curva violenta quando alla fine tutto possiamo dire la curva e i tifosi rossoneri, tranne che violenta. Ma soltanto caloroso, appunto. Diamo voce anche a chi ci sta seguendo da casa. Vincenzo Stanzione, buonasera. Quello che fa più male è che a distanza di 10 anni non c'è stata giustizia per una disonesta narrazione dei fatti, una riabilitazione degli ultras e della mancata solidarietà politica. Ed è per questo che noi ritorniamo, perché il nostro portale, con un articolo uscito lo stesso 10 novembre del 2013 che ha fatto marea di visualizzazioni ed è stato riportato anche da Panorama, per citare una delle testate nazionali,
raccontò la verità dei fatti, e quindi noi l'abbiamo fatto allora e lo facciamo, lo ricordiamo anche oggi. Certo, è una piccola goccia nell'oceano la nostra trasmissione, il nostro portale, perché poi è l'immagine nazionale quella che ha deturpato Nocera, però noi ci siamo sentiti di cominciare così la trasmissione perché è giusto che venga ricordata la verità dei fatti. E anche Luigi De Angelis: scusate, come tante storie le scrivono i vincitori, noi siamo stati gli sconfitti in quanto non abbiamo avuto politici che ci hanno difeso, è vergognoso. Chiudiamo con questi due commenti, poi se ne arriveranno altri saremo ovviamente ben lieti di leggerli. La parentesi legata ai fatti di Nocera abbiamo lasciato spazio a chi ci segue da casa, lasciato spazio ai nostri ospiti. Entriamo nella stretta attualità. E come al solito la nostra trasmissione parte dal sondaggio, è un sondaggio ovviamente gioioso, quello di questa sera, che fa riferimento all'ultima partita della Nocerina, lo andiamo a leggere insieme. E ovviamente vi chiediamo di interagire, di commentare insieme a noi, di darci una risposta. Domanda molto semplice: la vittoria in rimonta con l'Anzio può rappresentare la svolta nella stagione della Nocerina? Non tanto evidentemente per i tre punti conquistati, ma per come sono stati conquistati. Io vi do un attimo di tempo per pensare, soprattutto ai nostri amici in studio, perché credo che è bello emozionarci ancora una volta andando a rivedere i quattro gol della Nocerina, soprattutto a riascoltare i quattro gol della Nocerina commentati dal nostro Francesco Cuomo. Per cui, mentre riflettete alla risposta da dare al nostro sondaggio, andiamoci a rivedere la super remontata della Nocerina contro l'Anzio. Sull'intervento scomposto di Boatti. Arriva il gol della Nocerina! Arriva il gol della Nocerina con Liurri che approfitta di uno sferione difensivo sul lancio del Bakatawi. È a corso le distanze la Nocerina al quindicesimo con Liurri. Parte Uliano, all'altro lato per il Bakatawi, la mette a terra il pallone. Cross all'interno dell'area di rigore, Liurri di testa, ed è gol! Stavolta l'ha rotta la porta! E il Bakatawi ha pennellato per Liurri che mette in rete il 2-2 al 22esimo. La Rosellina deve questo match e portarla a casa necessariamente. Riconquista il possesso del pallone con Basanisi, riesce a servire in qualche modo Uliano, c'è Gadaleta dall'altro lato, non viene servito, lancio in avanti, recupera il pallone il Bakatawi, si accentra, in avanti per Pannavicini, il gol di Pannavicini, il Bakatawi ha spaccato la partita, del Bakatawi a Pannavicini è attaccato, la rete del 3-2, la Nocerina al 42esimo si porta in vantaggio facendo esplodere il San Francesco, Da Cataleta di testa da allontanare, pallone per Basanisi che serve dall'altro lato per il Bakatawi, al limite della rigore, pallone del gol, gol del Bakatawi, se la merita il Bakatawi, 4-2 per la Nocerina, il migliore in campo, servito al basso da Basanisi, realizza la quarta rete e mette fine a questo match con la Nocerina che ritorna finalmente alla vittoria, dove è prevalsa la sfortuna nella ripresa. La Nocerina è stata più forte anche della sfortuna, ha colpito anche una traversa, ha tentato in tutti i modi di far suo il match e c'è riuscita, dimostrando che nelle corde di questa squadra tutto è possibile in questo campionato. Si accorcia la classifica, almeno per quanto riguarda la squadra medellana, che adesso ha 6 lunghezze. Attenzione alla Nocerina che vi morderà le caviglie fino alla fine per poi sbranarvi. Va bene così, festeggiamo. I giocatori della Nocerina vanno. Ci siamo
goduti nuovamente questi quattro gol, soprattutto con gli abbracci finali tra mister Nappi e i suoi calciatori, tra tutti coloro i quali erano in campo. Ritorniamo al nostro sondaggio. Caro Nello, questi quattro gol, per come sono arrivati, per la qualità d'esecuzione e soprattutto per l'entusiasmo che hanno acceso, possono, secondo te, rappresentare un nuovo punto di partenza per il campionato della Nocerina? Quella di domenica è una vittoria che è diventata fondamentalissima, perché può rappresentare certamente una svolta per la Nocerina. Venivi dalla sconfitta, forse anche non meritata, nel derby con la Cavese. Le speranze di riscossa erano tutte in questa partita. Purtroppo, anche se hai giocato abbastanza bene nel primo tempo su un campo al limite della praticabilità, sei andato sotto per i soliti errori difensivi, sotto di due reti. Quindi recuperare una gara giocandola per tutto il secondo tempo nell'area della squadra avversaria, segnando quattro gol, realizzandole anche con delle belle azioni, diciamo, fa capire che la squadra ci sta, che i giocatori ci sono, il gruppo è unito, hanno voluto e hanno ottenuto i tre punti, l'hanno dimostrato mettendo sul campo tutte le qualità tecniche di cui sono dotati, quindi può rappresentare sicuramente quella svolta della squadra rossonera, ovviamente cercando di limitare un po' gli errori che a volte possono, ahimè, anche capitare durante una gara. E poi ne parleremo assolutamente, anche perché vedo già qualche commento legato proprio a questo aspetto degli errori. Lorenzo, Esposito ha parlato tante volte di quella scintilla che si doveva accendere, di questo fuoco che doveva esplodere. È esploso secondo te? Sì, ma grazie a mister Nappi, perché se fosse rimasto Esposito, insomma, avremmo acceso il lumino dei morti, insomma, praticamente, per caratteristiche, non me ne vogliono, allenatore di una tranquillità. Questa invece è una squadra che aveva bisogno di uno strattone, e mister Nappi è stato bravissimo in questo. Per quanto riguarda la domanda del sondaggio, sì, è più una svolta mentale, perché noi tecnicamente dalla cintura in su siamo forti, lo sappiamo, dobbiamo necessariamente, insomma, fare quadrato dietro, perché ogni palla che arriva, se non è un gol, è un pericolo, perché bisogna necessariamente dare la tranquillità ai centrocampisti e agli attaccanti di sapere di avere alle spalle gente che magari, pur perdendo palla, riesce a rintuzzare l'attacco avversario e fare quadrato, perché questo è un momento particolare. Domenica è la partita nella quale effettivamente potremo capire se questa scintilla ha preso, se in effetti il barbecue ha preso fuoco o se ci vuole ancora qualche diavolina sotto per accenderlo definitivamente. Alfonso, tu domenica eri a soffrire delle parti basse della tribuna, diciamo è come se stessi in curva. Quali sono le emozioni dei tifosi? Quali sono state le emozioni dei tifosi dopo 45 minuti chiusi sullo 0-2 con i fischi e poi dopo un secondo tempo da favola? Quello che posso dirti è che abbiamo vissuto i primi 45 minuti come un vero e proprio silenzio, un vero e proprio timore, appunto, che ci fosse stata un'ennesima sconfitta oppure non fossero arrivati dei punti. Per quanto riguarda poi il termine del sondaggio, ti rispondo che la parola svolta significa appunto cambiare, passare su un'altra strada. Con mister Nappi siamo passati, appunto, come diceva anche Lorenzo, da una zona tranquilla ad una zona un po' più fuocosa, sperando appunto che con questa vittoria arrivi una famosa svolta che personalmente ricordo con Auteri, che ci fu la vittoria poi con l'Atletico Roma, e da lì poi la Nocerina ha sempre vinto. Spero che sia la stessa analoga svolta, insomma. Quella non fu una vittoria in rimonta, fu certamente una... No, fu anche quella una vittoria in rimonta, perché si perdeva 2-0 e poi... ecco, potrebbe essere un corsi e ricorsi storici. Si giocava fuori casa, però la squadra era laziale anche all'epoca. Chissà che non rappresenti un punto in comune tra quella Nocerina che poi è stata la penultima a trionfare, perché c'è sempre il cittadino Cera che ha vinto il campionato in eccellenza, e quella che tutti ci auguriamo possa arrivare quanto prima tra i professionisti. Vediamo un attimo cosa ci dicono gli amici da casa. C'è Giovanni Coppola
che torna sui fatti di Salerno, l'assenza di potenza politica locale ha fatto la differenza 10 anni fa così come oggi. Visto che le ingiustizie continuano, Salerno o San Marzano, nessuna differenza. Francesco Saverio Attanasio, quel 10 novembre 2013 fu il fallimento della tessera del tifoso e delle istituzioni. Ricordiamo che fu la prima trasferta vietata ai possessori di tessera del tifoso, ma nessuno ne parlò. E poi si torna all'attualità. Onofrio Visconti, abbiamo una grande squadra, bisogna solo trovare la continuità. Con Nappi possiamo solo migliorare, bisogna crederci. Ancora Antonio Capaldo, non penso che la squadra si sia sbloccata. La vittoria di domenica è stata bellissima, ma mister Nappi deve lavorare molto, soprattutto sul piano difensivo. Solo con le vittorie si acquistano certezze. Ecco Lorenzo, piano difensivo, ne hai parlato già tu. La Nocerina subisce troppi gol in fotocopia e non può essere frutto del caso. Come bisogna intervenire su questo aspetto, secondo te? Credo che fondamentalmente sia un discorso generale, perché i grandi sapienti del calcio dicono sempre che i primi difensori sono gli attaccanti. Nel caso specifico, insomma, il modulo adottato da mister Nappi, il 4-3-3, deve far sì che praticamente, insomma, i giocatori che navigano tra centrocampo e attacco ripieghino e diano una mano fondamentale, anche se effettivamente i gol presi in fotocopia spesso e volentieri hanno dimostrato un cattivo posizionamento. Insomma, anche io ho scritto qualcosa dicendo che praticamente c'era chi non aveva reso nelle sue massime potenzialità e chi invece è venuto meno. Senza fare nomi, non ci interessa, però bisogna trovare la quadratura del cerchio assolutamente, perché ripeto, l'ho detto prima e lo ribadisco, ogni palla che arriva dentro è una preoccupazione. Quindi inevitabilmente, a partire proprio da domenica, tu giochi con una squadra molto forte tecnicamente, con 4-5 calciatori che fanno la differenza, quindi bisogna essere coesi, bisogna impostare la partita in maniera tale, per il momento, di far arrivare quanti meno palloni è possibile dentro, e poi necessariamente intervenire sul mercato, perché è fuor di dubbio che a questa squadra manchi qualche under per poter eventualmente poi, insomma, girare, come suol dire, la ruta e pescare praticamente un cambio che ti possa aiutare nel corso della partita. Parlavi di under e di mercato, ricordiamo che la squadra è stata costruita per giocare essenzialmente con la difesa a tre, ora il terzino di destra lo sta facendo Crasta, che sembra più adattato che naturale in quel ruolo. A sinistra di fatto c'è solo Esposito come under, perché Rossi, il mister l'ha fatto capire giustamente, lo vede più come un esterno offensivo. Ci sarebbe Garofalo, che però ricordiamo è squalificato. A proposito, a noi non sono arrivate comunicazioni sul ricorso di Mazzei, evidentemente è stato respinto e quindi il difensore centrale sarà costretto a saltare anche il derby con il San Marzano, perché immagino che la società avrebbe sbandierato una vittoria nel ricorso. Era molto difficile oggettivamente, c'era poco su cui appellarsi, perché in Serie D le immagini non hanno alcuna valenza e quindi sconfermate le due giornate di squalifica per Mazzei. Poi magari domani in conferenza stampa scopriremo qualcosa di diverso, non lo possiamo sapere. Per quel che ci risulta oggi sono state confermate le due squalifiche a Mazzei e quindi sarà costretto a saltare anche il derby di contro il San Marzano. Emilio Battipaglia, domenica nonostante il campo pesante la squadra ha sempre giocato palla a terra e questa cosa a me è piaciuta tantissimo e si può tranquillamente dire che la partita l'ha vinta da solo il numero 92. Ovviamente il riferimento è a Faisal El Bakhtawi. Nello, c'è questa famosa leggenda dei calciatori che sono più utili a partita in corso, quindi degli allenatori che magari volutamente lasciano in panchina qualcuno perché poi magari può risultare più decisivo entrando dalla panchina. Allegri è stato un po' in Italia il primo a dire che la partita non si gioca con gli 11 ma si gioca all'epoca con i 14 ed ora con i 16, e quindi qualche strategia e qualche scelta era voluta proprio nell'ottica di cambiare la partita in corso. Tu sei di questo partito o credi che i migliori 11 debbano andare necessariamente in campo? Allora, io ho sempre detto che le scelte le fa il mister. Ovviamente scelte sono anche quelle lì, mi riferisco anche a quelle lì che fa nel corso della gara. Chi subentra va a sostituire un proprio compagno, non sempre perché sta giocando male, ma forse per dare quella svolta, per essere più incisivo, perché è più fresco, quindi può risultare, come è capitato,
per il numero 92 della Nocerina domenica scorsa. La squadra non stava giocando male, però il contributo che ha dato il Bakhtawi è stato fondamentalissimo, con la sua rapidità, con i suoi dribbling, veramente è stata una spina nel fianco della difesa del Lazio, quindi non possiamo dare merito a Nappi della sua scelta e quindi convenire nel dire che chi subentra può dare la svolta giusta ad una gara, però ripeto, è anche quella una scelta. Ovviamente si parte in un certo modo perché ha preparato la squadra in un certo modo, ti puoi trovare nel corso della stessa che poi vai a fare dei ritocchi perché o qualcuno è stanco, poteva essere anche questa la motivazione, visto il terreno di gioco pesantissimo, quindi ha messo forze fresche in campo che ovviamente hanno avuto la meglio nei confronti di chi difendeva e quindi giocava già da diversi minuti. Però ti ripeto, ogni giocatore durante il campionato dà il suo contributo e può risultare importantissimo per il risultato finale. Alfonso, dovessi indossare i panni di Mister Nappi, quali sono, ovviamente te lo chiedo da tifoso, i tre calciatori ai quali non rinunceresti, magari per tua simpatia, per impegno, per qualità, quelli che dovrebbero necessariamente scendere in campo secondo te? Bella domanda. Allora, per qualità, ti parlo per qualità di gioco, dove attualmente Liunni e Faisal non puoi farne a meno, quindi i primi due sul podio per me sono loro. Poi a centrocampo io spero che ritorni fortemente Andrea Basanisi, perché credo che ci possa dare una bella mano, che finora non abbiamo visto ancora la sua grande qualità calcistica. E vediamo se Mister Nappi ti accontenterà già a partire da domenica contro il San Marzano. Andiamo avanti sempre a dare voce ai nostri amici da casa. Mi sono perso, vediamo dove ero arrivato. Fabio Anselmo, la svolta si avrà quando ci sarà continuità di risultati positivi, si spera tutte vittorie. Luigi De Angelis, credo che domenica si vedrà la vera Nocerina, indipendentemente dal risultato. Bisogna osservare come approcciano l'incontro i nostri amati calciatori. Gabriele Stromboli, i gol presi sono al 90% frutto delle respinte poco felici del nostro portiere. Fateci caso, con Cavese e Anzio. Ecco, Lorenzo, però adesso gettare, non dico la croce addosso a Venturini, però parlar male di questo ragazzo potrebbe essere controproducente, anche perché con l'Ostia Mare tre parate in un'unica azione ci ha regalato la vittoria, e non solo con l'Ostia Mare. Anche domenica scorsa sull'1-0 ha fatto una parata veramente eccezionale, insomma, che ha tolto la palla dall'incrocio dei pali. È un ragazzo che comunque, insomma, quando è stato chiamato ha sempre risposto presente. Assolutamente no, e che devono dire allora i tifosi della Cavese con la papera che ha fatto il portiere nel derby? Ci sta, sono ragazzi che devono sbagliare, ma l'ossatura, la caratura ci sta, si vede, è presente. Il problema dei gol della Nocerina sono assolutamente da rivedere, perché se poi vogliamo dirla tutta, il gol che abbiamo preso a Cava, il primo, quello del pareggio, come sempre, come tanti altri che abbiamo preso a difesa schierata, su una palla che arriva dalla tre quarti con l'attaccante che sta 3 metri dietro, che brucia il tuo difensore e mette la palla nel sacco. Quindi ecco, diciamo che è un po' tutto l'aspetto difensivo. Io sono convinto che un altro aspetto importante che volevo sottolineare prima, che avevo dimenticato, che sta crescendo la condizione fisica. E questa è una cosa importante, perché noi abbiamo giocato 97 minuti praticamente con il piede pigiato sull'acceleratore, perché anche nel primo tempo abbiamo cercato di fare la partita. Quindi è chiaro che se tu hai più ossigeno al cervello, hai più lucidità e hai più forza nelle gambe, di conseguenza diviene più naturale fare delle giocate e quindi esaltare quello che tecnicamente è più forte. Insomma, io mi aspetto anche Piccioni, perché Piccioni domenica ha fatto un secondo tempo, secondo me, da favolo. E credo che a questa squadra in questo momento manca la scintilla di Piccioni, perché se Piccioni comincia a far gol, poi sarà difficile farlo fermare. Sottoscrivo assolutamente quanto detto da Lorenzo. Piccioni in secondo tempo di categoria superiore ha giocato, ha fatto 4-5 tocchi
da attaccante che poco hanno a che vedere con la Serie D, ha mandato tre volte il compagno in porta, quindi è un attaccante che ha bisogno di segnare e ci auguriamo che possa arrivare il suo gol quanto prima, magari già contro il San Marzano. Andiamo avanti con Luigi De Angelis: se al posto di Mazzei fosse stato Foggia non ci sarebbe stato problema, riferimento alla squalifica che non è stata ridotta, ma a che gioco stanno giocando, chi è preposto alle squalifiche e compagnia bella. Alfaterra 68, domenica mi è piaciuto anche l'abbraccio sotto la curva tra Parravicini e Piccioni, e i due sono particolarmente legati, lo hanno detto in conferenza stampa, lo abbiamo visto anche in una storia su Instagram postata da Basanisi ieri, la squadra si è ritrovata a cena e c'è stata una sorta di bacio tra Piccioni e Parravicini, a testimonianza del fatto che o gioca l'uno o gioca l'altro, l'importante è il gruppo. E abbiamo visto anche in tribuna soffrire Mazzei e Garofalo, qualcuno che sedeva accanto a loro mi ha detto che sono arrivati con il cappotto addosso, a fine partita erano a mezze maniche, a testimonianza del fatto che si soffre, soffre anche chi è fuori. Davide De Prisco: domenica il secondo tempo si è visto anche un ottimo Uliano, e io direi che non so se i miei colleghi sono d'accordo, Lorenzo, Uliano con mister Nappi ha dato il meglio di sé, sembra paradossale perché qualcuno ha detto è un calciatore legato ad Esposito, chissà come renderà con Nappi. Io secondo me domenica è stato uno dei migliori in campo, ma anche a Cava ha fatto una prestazione al di sopra delle righe. Io vi porto l'invito a una riflessione. A Cava ha giocato praticamente leggermente spostato a sinistra per permettere a Toninetti di inserirsi e di giocare palla, e ha fatto una grandissima partita. Domenica ha preso invece la squadra per mano nel cerchio di centrocampo e praticamente ha cominciato a smistare palloni a destra e a mano con una precisione veramente inaudita. È un ragazzo che ti può dare tanto, un ragazzo che effettivamente è l'unico capace per esempio di capovolgere il fronte con un lancio di 40 metri, è un calciatore che non scopriamo oggi. Io non ci ho mai creduto alle favole dei calciatori che appartengono all'allenatore piuttosto che a un altro. Questo è un ragazzo serio, un professionista, ed è uno che sicuramente insieme ai vari Piccioni, i vari Garofalo, Mazzeo, Fontana, quelli esperti, quelli che di categorie, di campionati ne hanno vinti, ci potrà dare una grossa mano per cominciare e riuscire poi a portare a termine questa cavalcata e questa rincorsa. Mi arriva un assist da Francesco Attanasio. Volevo porre una domanda riguardo ad eventuali ospiti in studio di tesserati della Nocerina. Notavo che gli anni addietro venivano ospitati sovente calciatori e o membri dello staff tecnico. È un aspetto che avrei certamente trattato durante questa trasmissione, però ne approfitto anche perché devo rispondere al nostro amico che ci ascolta. Sì, è una precisa volontà della società quella di non inviare ospiti nei nostri studi. Abbiamo fatto come al solito, come facciamo ogni settimana, ma per rispetto di chi ci ascolta, perché ovviamente chi ci ascolta nulla da togliere a me che conduco e ai nostri amici che sono in studio, avrebbe piacere di ascoltare la voce di qualcuno della dirigenza piuttosto che dei calciatori, piuttosto che di mister Nappi. Ci è stato risposto che in questo momento la società preferisce non inviare tesserati in studio. A quel punto ho anche chiesto la possibilità di un collegamento di 10-15 minuti con un calciatore, con l'allenatore, con chiunque loro ritenessero magari utile da mandare in trasmissione. E mi è stato risposto che anche in questo caso non era possibile. Però poi, martedì sera, Parravicini è stato ospite in video collegamento della trasmissione Overtime condotta dal nostro collega Luigi D'Antuono, che io adesso saluto. E credo martedì mattina mister Nappi è stato ospite a Radio Bussola dal collega Antonio Longobardi, che saluto se ci sta seguendo, e quindi non andiamo bene. E quindi non può succedere che la testata che segue tutti i giorni la Nocerina fa richiesta di un ospite o fisicamente o in video e non viene inviato e poi altrove ci va, perché se fosse mantenuta una linea coerente noi l'accetteremo senza alcun problema, perché magari è stata dettata questa linea dalla società, noi non la condividiamo però la accettiamo, ma non possiamo in alcun modo tollerare, nel rispetto dei nostri amici che ci seguono, che i tesserati della Nocerina vadano ospiti in trasmissioni prodotte in altri paesi, non ce ne vogliono Luigi D'Antonio e Antonio Longobardi, e non siano ospiti qui nei nostri studi in una trasmissione che si chiama Forza Nocerina. È una piccola polemica che volevo fare, che faremo anche per iscritto in una delle nostre rubriche,
e che adesso ho potuto fare, anche perché non è la prima volta che i nostri amici da casa ci seguono perché ci scrivono per chiederci perché non vengono tesserati e non vengono i dirigenti. La motivazione è questa: noi li chiediamo ogni settimana, ma ci sono stati negati. Gli ultimi ad essere presenti, credo, l'ultimo ad essere presente credo fosse Raffaele Stella. C'è stata una parentesi con Giulio Ferrentino, che però è venuto a parlare della Juniores, ma per quanto riguarda la prima squadra, l'ultimo ad essere presente nei nostri studi è Raffaele Stella. Qualora la linea dovesse cambiare, saremo ovviamente felici di ospitare già da venerdì prossimo qualunque tesserato della Nocerina. Alessio Papa, forza Molossi, da Monza si soffre e si gioisce ogni domenica, solo e sempre per la maglia. Saluti a tutti i presenti in studio ed in particolare ad Alfonso Tortora. Ciao Alessio. A proposito di chi soffre a distanza, vi ricordiamo che San Marzano Nocerina sarà disponibile in video sulle nostre frequenze, quindi grazie all'impegno del nostro editore Francesco Cuomo vi portiamo i Molossi direttamente sul vostro smartphone, sullo schermo del vostro PC o del vostro televisore. Come al solito, per acquistare l'evento troverete il link sui nostri canali social, Facebook ed Instagram, in coda a tutti i nostri articoli, per cui ormai è diventata consuetudine, è semplice acquistare la partita, anche per i tifosi che non riusciranno ad accaparrarsi il biglietto di ingresso allo stadio comunale di Palma Campania. C'è la soluzione per seguire la Nocerina e per essere vicini ai colori rossoneri, anche restando comodamente a casa propria, anche perché le condizioni atmosferiche domenica non saranno delle migliori e quindi sarà certamente complicato, soprattutto per le famiglie, muoversi. Basta un click al link che è sui nostri canali per poter soffrire, e noi ci auguriamo ovviamente gioire per le gesta della Nocerina. Quindi consultate i nostri canali e troverete il link di San Marzano Nocerina. A proposito di questa partita, è chiaro, è il momento di proiettarci al derby. Prima di fare questo però io direi che è giusto fare una fotografia del girone G di Serie D, andando a dare uno sguardo ai risultati e alla classifica che sono maturati nella decima giornata. Partiamo dai risultati. Atletico Uri Cinzia Albalonga 0-1, Sarrabus Budoni 0-0, Flaminia Boreale 0-0, Gladiator Cassino 0-2, Ischia Latte Dolce 2-1, Ardea Cavese 0-0, Nocerina Anzio 4-2, Ostia Mare San Marzano 2-2, Trastevere Romana 1-3. Nello, diversi risultati sorprendenti, tanti pareggi, quelli che più ci hanno lasciato, ecco, come dicevo, sorpresi, ovviamente le due capoliste, le due battistrada, Cavese e Sarrabus, che sono stati bloccati la prima ad Ardea, la seconda in casa dal Budoni. Sì Valerio, questa è la dimostrazione che questo è un girone non per niente facile, dove puoi essere anche la squadra più forte, più tecnicamente dotata, però ti trovi a giocare poi contro formazioni che ti bloccano lì o addirittura ci perdi o addirittura porti a casa solamente un punto. Per quanto riguarda Ardea Cavese, è stata una partita dove la Cavese non ha avuto vita facile. L'Ardea ha avuto diverse occasioni per sbloccarla, come le ha avute anche la Cavese, quindi tutto sommato questa Ardea, che abbiamo visto già a Nocera, non è una squadra proprio da sottovalutare, come non lo sono neanche le altre squadre. Vedi lo stesso Sarrabus, che domenica ha pareggiato, mentre le altre domeniche è riuscita a sbloccarla e avere la meglio anche negli ultimi minuti di partita. È un campionato tutto da vivere, un campionato dove tu non puoi dire gioco contro l'ultima in classifica, vinco facilmente, gioco contro la prima in classifica, perdo sicuramente. È un campionato dove devi scendere in campo, devi rimanere concentrato, qualunque sia la squadra che vai ad affrontare. Vedi pure la Nocerina domenica, sotto di due gol, alla fine è uscito fuori il potenziale dei Molossi. È un campionato da vivere, è un campionato che sicuramente non nasconderà sorprese
e che fino all'ultima giornata staremo lì ancora. Io spero di no, la Nocerina possa avere dei punti di vantaggio lì al primo posto, però è un campionato che, ripeto, va giocato soprattutto con tanta concentrazione. Diamo uno sguardo anche alla classifica. Ci disperavamo venerdì scorso perché la Nocerina aveva solo 3 punti di vantaggio dalla zona playout ed era distante dalla vetta della classifica. È bastata una partita ed è cambiato quasi tutto, perché c'è sempre la Cavese in vetta con 22 punti, il Sarrabus insegue a 21, poi Cinzia Albalonga 17, Nocerina 16, Latte Dolce 15, Ischia e Cassino 14, Budoni e Atletico Uri 13, San Marzano, Ostia Mare e Romana 12, Ardea, Anzio e Flaminia 11, Trastevere 9, Boreale 8, Gladiator a 7 punti. L'Ardea, scusami Valerio, devono all'Ardea sottratti ancora i punti perché oggi ho avuto altri 3 punti di penalizzazione. Esatto, quindi l'Ardea era 11, aveva in realtà ha totalizzato 14 punti, per essere precisi l'Ardea ha totalizzato 14 punti in questo campionato, però continuano a sottrarglieli, quindi a questo punto è a 8, giusta l'osservazione di Lorenzo, e si ritrova al penultimo posto. Lorenzo conduce una campana, chiude una campana in una classifica che però è estremamente equilibrata, in cui è ovviamente ancora tutto aperto, e ci mancherebbe, perché siamo al 10 di novembre, e in cui probabilmente i veri valori non sono ancora venuti fuori. No, come sempre, noi ormai sono 10 anni che lo diciamo, questo è un campionato che a gennaio presenta una fascia nuova, bisogna necessariamente rimanere agganciati alla vetta, fare più punti possibili in vista poi di un girone di ritorno che, come sempre, insomma, lascia spesso basiti anche per i risultati che vengono poi conseguiti sul campo. Io una riflessione che ho fatto in queste prime giornate, che il valore tecnico di questo girone, non me ne vogliono gli altri, è sicuramente superiore nella sua globalità rispetto al girone H, nel senso che lì ci sono 4, 5, 6 squadre, qua tutte quelle che abbiamo visto giocare a Nocera e in trasferta giocano a pallone, non c'è nessuna che è venuta a fare le barricate, non c'è nessuna che è venuta a mettere 10 uomini, 9 uomini dietro la linea della palla, e questo la dice lunga, perché tutti ormai sono consapevoli che attraverso il gioco, attraverso la prestazione, è il modo migliore per poi arrivare al risultato. Ecco, noi è uno spunto interessante anche per la Nocerina, perché io domenica ho visto delle cose che precedentemente non avevo visto. Se si continua, e sono convinto di sì, su questa falsariga, questo tipo di gioco, questo tipo di assetto metterà in evidenza le qualità di calciatori che fino al momento dell'avvicendamento non erano venute fuori per ovvie ragioni. Alfonso, tu ovviamente hai seguito tutte le partite della Nocerina, tra lo stadio e le dirette e le telecronache del nostro Francesco Cuomo. Guardando anche la classifica, qual è quella che ti ha impressionato e che ti ha sorpreso di più? Col pareggio che abbiamo fatto, ti parlo del Cinzia. Cinzia è la squadra che mi ha impressionato, appunto perché è venuto a giocare. Sul 2-0 nostro non si è mai arresa, ha giocato il calcio e, diciamo, mi ha sorpreso e rispetta secondo me anche la posizione in classifica, tra tutte quelle, diciamo, viste, e tra tutte quelle che vedo lì scritte sullo schermo in classifica, appunto. Diciamo che il Sarrabus è una squadra un po' pazza, un po' particolare, squadra che segna tanto, che però ha una difesa ballerina, come si dice, i campionati in qualunque categoria si vincono con la solidità difensiva, e quindi il Sarrabus potrebbe probabilmente pagare questo. La Nocerina dovrà necessariamente registrare qualcosa anche a livello difensivo, poi il mercato farà la differenza, qualche squadra si sta già muovendo, perché poi inevitabilmente la questione Vigor Lamezia ha ingolosito qualche società che si è già assicurata i pezzi da 90, Saraniti si è accasato all'Altamura, c'è Pinna, questo nome che gira anche in orbita nocerina, a noi non risultano al momento contatti tra le parti. Pinna, che è un difensore che può giocare come centrale in una difesa a 4, ma che probabilmente è più un terzino, eventualmente un braccetto in una difesa a 3, quindi bisognerà ovviamente analizzare bene i profili da inserire all'interno dell'organico e capire anche
chi degli attuali over dovesse decidere di partire o magari verrà lasciato andare via. Perché poi noi parliamo tutti di under, di dover magari sistemare il parco under con qualche 2005, ma a dicembre non è facile trovare dei 2005 di qualità, perché quelli che stanno rendendo bene certo restano nelle proprie società di appartenenza o comunque dove sono stati dati in prestito. Chi sta facendo male oggettivamente non fa il caso della nocerina, per cui dovrà essere molto brava la società insieme al direttore tecnico Prete ad analizzare i profili giusti, a studiare i profili giusti da inserire per rinforzare effettivamente l'organico. Andiamo avanti con i messaggi. Alfonso Tortora, che è ovviamente un omonimo del nostro ospite in studio, perché non credo che si metta a lasciare commenti mentre è in diretta. Penso che Piccioni sia l'attaccante più talentuoso che abbiamo. Dobbiamo solamente supportarlo sempre e sono sicuro che prima o poi vedremo il vero bomber che gonfierà la rete. Forza Molossi. Dario Lanzara. Che bello è discutere su Basanisi che ancora non ha iniziato a giocare. Piccioni a segnare, guida ad esplodere, Toninetti, Uliano, Vecchione. Mamma mia che rosa. Carica, forza società, due terzini e si vola. Luca Gambardella, un saluto agli ospiti studio, al caro Alfonso Tortora e al giornalista Valerio D'Amico. Domenica andiamo a chiudere questi barattoli di pomodori. Forza Molossi da Busto Arsizio, Luca e Federico, due irriducibili della nostra trasmissione e due ovviamente irriducibili della telecronaca del nostro Francesco Cuomo. Davide Villacaro, vamos Molossi, ciuf ciuf è partito il treno, San Mangoppo quarto binario. Speriamo che questo treno non abbia più fermate, che faccia un'unica direzione verso la Serie C. Davide De Prisco, il gladiator con Foglia Manzillo in panchina, i rinforzi che sta prendendo nelle ultime ore e con Governucci DS si salverà alla fine. Noi ovviamente ce lo auguriamo, trattandosi di una società campana, trattandosi di una società amica e che comunque ci ha sempre ospitato nella maniera più cordiale possibile, ci auguriamo che riesca con un balzo felino a togliersi dall'ultimo posto e a raggiungere la zona salvezza. Luigi De Angelis, ragazzi, la Cavese si sta rinforzando, evidentemente hanno capito che la squadra attuale non ce la farà a vincere il campionato. Cavese che ha assestato un colpo in entrata, è stato ufficializzato l'attaccante di piazza in uscita dal Barletta e quindi andrà nell'immediato a sopperire a Foggia che dovrà saltare altre due partite, ma poi bisognerà capire lì se magari Piova Cari o lo stesso Foggia usciranno o se di piazza andrà semplicemente a rimpinguare il reparto offensivo della compagine Aquilotta. Come dicevamo prima, inizia un altro campionato a gennaio con il mercato di dicembre, quindi tutte queste cose, come dico sempre, le scopriremo solo vivendo. È ora il caso però di affrontare la questione San Marzano, la questione derby con il San Marzano. San Marzano che ha cambiato allenatore, è stato presentato questa mattina mister Zironelli e tra un attimo andremo anche ad ascoltare la sua intervista. San Marzano che doveva recitare, Lorenzo, un ruolo da protagonista in questo campionato, ma che ha iniziato questo campionato in malo modo. E infatti mister Giampà ha pagato con l'esonero, è stato tesserato in corso d'opera il direttore sportivo Fusco che di fatto ha sostituito l'Angella che poi ha preso altre strade o comunque ha assunto altri ruoli in società. È una squadra costruita con tanti calciatori, con tanti nomi, ma che poi di fatto non è mai riuscita ad esprimere un gioco fluido e ad ottenere i risultati che il patron si aspettava. Se non avesse in rosa i calciatori che ami, verrebbe in mente di dire che praticamente paga lo scotto del noviziato. Anche lì, come anche da noi, c'è stato un po' di difficoltà ad assemblare tutta la squadra. C'è, a mio modesto avviso, qualche gallo di troppo, insomma, la mattina, insomma, il buco dove dire buongiorno con il chicchiri che è uno. Il fatto che abbiano preso un allenatore per mantenere lo stesso assetto tattico, questa è una squadra che se in vena capace veramente di dare fastidio a tutti, però al momento ha preso tanti gol, al momento non riesce ad emergere e probabilmente dall'altra domenica sicuramente riuscirà a farlo, insomma, perché io sono convinto che la squadra, l'assetto di questo San Marzano possa far andare a nozze l'attacco della Nocerina,
per quelle 3-4 partite, a spezzone di partite che ho visto io, sono convinto che con la velocità che noi abbiamo davanti, la lentezza che loro hanno nel reparto arretrato, potrebbe essere lì che si gioca la partita domenica prossima. Mentre noi parliamo vanno le immagini del 2-2 tra Ostiamare e San Marzano. Come non riconoscere questo stadio costruito meravigliosamente con questo palo al centro che impalla le riprese? Complimenti davvero a chi ha ideato una cosa del genere. San Marzano che è stato salvato nei minuti di recupero da un ex molosso come Emanuel Cuomo, un centrocampista classe 2002 che ricordiamo con molto piacere, che già l'anno scorso ci ha fatto tanto male con la Cavese e che quest'anno è andato a rinforzare proprio la compagine del patron felice romano. Nello, abbiamo detto del cambio di guida tecnica, Lorenzo ci diceva un allenatore che almeno sulla carta dovrebbe fare lo stesso sistema di gioco di mister Giampà. E secondo te veramente più difficile affrontare una squadra che ha cambiato allenatore? Perché per quanto non voglia portare nulla di nuovo dal punto di vista tattico, ma inevitabilmente un minimo di entusiasmo e qualcosa di diverso lo porta all'interno dell'ambiente. Nel calcio, quando i risultati non arrivano, si cambia allenatore proprio per cercare di dare una svolta e un segnale alla squadra. Si vuole una reazione dai calciatori. E sicuramente, come è accaduto anche per la Nocerina già a Cava, la reazione avviene. Ovviamente noi ci auguriamo il contrario, però una società di calcio è quello che cerca nel momento in cui va a cambiare l'allenatore, al di là poi se si mantiene lo stesso assetto tattico, si vanno a fare delle migliorie, si passa ad una tattica diversa, però ovviamente si cerca di dare quella giusta svolta che possa far cambiare il trend dei risultati della squadra. Noi ovviamente ci auguriamo che il San Marzano si possa salvare, possa fare punti, come ha detto Lorenzo prima, dalla prossima domenica. Noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo andare lì, fare la nostra partita, non dobbiamo pensare se sulla panchina ci sta il vecchio allenatore o ci sta il nuovo, chi gioca tra le file del San Marzano. A noi queste cose poco devono importare, noi dobbiamo pensare a noi e a interpretare la gara nel migliore dei modi e cercare di portare a casa una vittoria che sarà sicuramente importantissima. Salutiamo Matteo Manzo, domenica per noi è un amichevole, facciamo una festa di gol, la squadra dopo la pagliacciata biglietti domenica ci regalerà un'emozione unica, i nostri molossi ci regaleranno un'emozione unica, ecco, un amichevole. Io non lo dico neanche alle amichevoli del giovedì, che sono amichevoli, per cui dirlo di un derby mi sembra un attimo forse troppo spavaldo. Alfonso, è inevitabile però non fare un riferimento alla querelle biglietti che è successa, perché prima 230, poi stop con forte rischio di porte chiuse, poi 250 nominativi, divieto di vendita ai non residenti del Comune di San Marzano sul Sarno per i settori locali. Come hanno vissuto i tifosi questi giorni che sono stati a dir poco frenetici? I giorni trascorsi penso che sono stati vissuti come una vera e propria pagliacciata. Te la dico così perché arrivare a forse 36 ore prima di questo derby, che appunto non è un amichevole, dove non si sa se è a porte chiuse, settore ospiti, si parlava di settore addirittura diciamo invertito, che a quanto anche paradossale, già loro giocano su un campo neutro, poi vogliamo invertire anche i settori. Mi sembra un po' ridicola, diciamo, la cosa, come è anche ridicola sapere che l'acquisto di un tagliando per come la tifoseria rossonera, come soprattutto la curva che segue in massa la propria tifoseria da sempre, da anni, da secoli, se così vogliamo dire, non si può arrivare in generale appunto a 36 ore della partita, 36 ore da un derby, a non sapere che fine fanno la tifoseria e il proprio seguito. Assolutamente sì, proviamo a fare un attimo di chiarezza, perché di fatto si sta parlando di questo San Marzano Nocerina dal fischio finale della partita con l'Anzio. Ci fanno andare, non ci fanno andare? Oggettivamente giocare questa partita a porte chiuse sarebbe stata una sconfitta per l'intero sistema, perché non c'è motivo di temere problemi di ordine pubblico tra il San Marzano e la Nocerina, che tra l'altro non si sono mai affrontate, poi con tutto il rispetto per gli amici marzanesi, ma
il blasone e la storia sono completamente diversi. È evidente che magari la Nocerina avrebbe auspicato un'inversione dei settori, visto che il bacino d'utenza di San Marzano è a capofila dell'Agro. Ma io dico, giustamente, la società di casa non ha accettato, perché avrebbe poi di fatto giocato fuori casa. E quindi la questura si è trovata un attimo in difficoltà. Ricordiamo che è la questura di Napoli che prende le decisioni, perché siamo appunto a Palma Campania, e quindi magari quella di Salerno e le forze dell'ordine Nocerine possono dare un parere, però poi chi decide è la questura competente, e quindi quella di Napoli. E ad un certo punto si è ipotizzato si è parlato di queste famose porte chiuse, perché c'era il forte rischio che potessero confluire nel settore locali tanti tifosi della Nocerina. E infatti è stata bloccata subito la vendita dei biglietti. Poi il buonsenso evidentemente ha prevalso, ci sarà stato, immaginiamo, ed ecco perché ci avrebbe fatto piacere avere qualche componente della società qui a spiegarci cosa è successo. Ci saranno stati confronti continui tra le due società e le forze dell'ordine, o comunque chi è preposto alla gestione del servizio pubblico. E alla fine si è arrivato, secondo me, alla decisione più saggia, che però è arrivata il venerdì sera. 250 biglietti riservati ai tifosi della Nocerina, che sono in vendita, da quanto c'è stato comunicato da Futuranza, o meglio è stato comunicato da Futuranza sui propri canali social, a partire dalle 21, quindi da un'ora e 10, 250 biglietti immagino siano già stati polverizzati. Avremmo avuto in collegamento telefonico Vincenzo D'Andria prima che ci fosse questo colpo di scena. Ora Vincenzo, immaginiamo, sia stato impegnato fino ad ora, lo sia ancora, a vendere i biglietti nel suo punto vendita, quindi non è stato possibile effettuare questo collegamento telefonico. Magari riusciremo a fine trasmissione per farci spiegare dallo stesso Vincenzo cosa è accaduto in questa settimana così frenetica. E quindi 250 biglietti in vendita in tutti i punti Go2, ma principalmente Futuranza a via Bruno Grimaldi a Nocera Inferiore, e divieto di acquisto dei tagliandi a chi non è residente nel comune di San Marzano per i settori tribuna e per il settore curva locale, ovviamente. Quindi il San Marzano giocherà in casa, avrà i tifosi dalla propria parte. I sostenitori molossi si accomoderanno, come è giusto, nel settore ospiti, e siamo certi che non faranno mai mancare il proprio apporto alla causa. Anche perché, Caronello, veniamo da un derby giocato senza tifosi della Nocerina, quello con la Cavese, e lì onestamente ce lo aspettavamo, perché era stato fatto così l'anno scorso, a maggior ragione c'era la concomitanza della festa di Ogni Santi, e quindi di una giornata dedicata ai defunti col cimitero di Cava, che è poco lontano dallo stadio. È una decisione che non ci ha sorpreso più di tanto, nonostante le forze politiche si siano impegnate, i due sindaci si siano impegnati per far giocare questa partita a porte aperte. Ma sarebbe stato clamoroso e sarebbe stata una sconfitta grossa giocare il secondo derby consecutivo fuori casa senza tifosi della Nocerina. Effettivamente, io quando ho cominciato a leggere la possibilità di giocare a porte chiuse sono rimasto veramente sbalordito, perché come hai detto tu, Valerio, le due formazioni non si sono mai incontrate, non c'è mai stato astio tra le due tifoserie, due città che sono praticamente una vicina all'altra. Tifosi non è che abbia chissà che tifoserie San Marzano, quindi non sarebbe stata una sconfitta per il calcio, ma forse qualcosa molto di più, perché quando in una partita di calcio non ci sono le due tifoserie è sempre una sconfitta. La partita è bella quando ci sono le due tifoserie sugli spalti, vanno bene gli sfottò, però non bisogna andare oltre. Purtroppo quello con la Cavese sarà sempre un derby che purtroppo verrà giocato in questo modo a porte chiuse, però quelli come quello di domenica era troppo azzardato non permettere alla tifoseria di Nocera di andare lì e tifare per la propria squadra. Assolutamente, assolutamente sì. Lorenzo, dodicesimo uomo in campo, ora più che mai la presenza di quei 250 dovrà fare, e siamo certi che farà la differenza in uno stadio in cui non ci sono neppure le protezioni, e quindi non c'è la pista di atletica, e la spinta
del pubblico sarà davvero diretta ai calciatori in campo. Sicuramente sì, importante che tutto rimanga però all'interno del settore. Potrebbe sembrare banale, l'errore di fondo secondo me è che la decisione del CAMS di valutare l'eventualità di bloccare i biglietti perché poi da Rocella si andava a San Marzano, si è arrivato il giovedì. Ecco, questa è l'unica cosa che io mi chiedevo, com'è possibile che un ente preposto arrivi al giovedì sera a rendersi conto che sarebbe stato facile andare a fare i biglietti per l'altro settore. Al di là di questo, sì, i 250 che normalmente sembrano sempre 500, probabilmente domenica insomma dovranno sembrare anche di più, è una partita delicata, però mi sta a cuore veramente sottolineare, perdonatemi se lo faccio ancora, di far rimanere tutto entro i limiti, perché noi abbiamo una rincorsa da completare, l'abbiamo cominciata, la dobbiamo fare, e non mettiamo in cantiere situazioni che possano penalizzare una società che veramente sta facendo tanto. Quindi forza Malossi sempre nei limiti consentiti dalle normative vigenti. Alfonso, tu sarai a San Marzano domenica o per colpa della nostra trasmissione non sei andato a fare la fila da Futuranza ad acquistare il biglietto e quindi seguirai Francesco Cuomo? No, domenica saremo a San Marzano. Domenica saremo a San Marzano a sostenere la squadra, a tifarla come facciamo da tantissimi anni a questa parte. Non possiamo mancare, ma San Marzano così come tanti altri, insomma. Ecco, con che sensazioni e con che umore la Nocerina secondo te si presenterà al Comunale di Palma Campania? Sensazioni sono positive perché sono state trasmesse appunto dal cambio rotta che è avvenuta due giornate insomma con Mister Nappi. Mister Nappi ha dato il fuoco, secondo me ha dato positività alla gente, ha dato positività ai tifosi, alla curva. Prima parlavi che i tifosi possono invadere il campo non avendo solo l'inghiero o quant'altro, ma la paura mia è che Mister Nappi dopo una grande vittoria di domenica possa scavalcare per entrare diciamo in curva con gli ultras che hanno sostenuto e che sicuramente sostengono la squadra come fanno sempre. Quindi io penso che c'è tanta positività appunto perché tutti pensano al famoso sondaggio che tu hai prima detto. Si parla di svolta, non siamo solo noi a parlare di svolta e non è soltanto il sondaggio presente quest'oggi, ma è un sondaggio che vige tra la gente da lunedì, diciamo, post gara. Io più che da lunedì direi già da domenica sera, perché poi l'entusiasmo che si è generato dopo quella rimonta con l'Anzio ha contagiato tutti, i social impazziti con il nuovo tormentone. Eppure noi siamo a parte il tatantatan di Carmine Apicella, e quello è diventato, stasera vi avremmo anche voluto rilevare da dove deriva il tatantatan di Carmine Apicella, per un problemino tecnico non lo possiamo fare, ma lo faremo magari domenica, venerdì prossimo, oppure magari Carmine si inventerà qualche altra cosa e quindi dovremmo stare lì poi a spiegarvi da dove deriva l'altro tormentone, ma questa nuova canzone che sta Alfonso contagiando tutti e che sembra che i calciatori vogliono diventi, non dico la canzone ufficiale, ma insomma coinvolga tutto lo stadio. Diciamo che la canzone l'abbiamo ascoltata insieme in auto dopo 2 ore della partita, mentre stavamo andando a mangiare la pizza domenicale, la pizza post gara, se così vogliamo dire. L'abbiamo taggato un po' tutti con questa canzone, ma in realtà era tutto il mondo social che spopolava questa canzone. Da una parte c'era la canzone, da una parte c'era appunto il tatan tatan di Carmine Apicella. Quindi diciamo che arriviamo a San Marzano con due belle canzoni, due bei motti, così come vogliamo dirle. Diciamo, arriviamo piazzati anche noi al riguardo in virtù della gara di domenica. Cioè, Mister Nappi come ci arriva a San Marzano? Con un Tuninetti in più rispetto alla prestazione, alla partita con l'Anzio? Purtroppo non sappiamo se con un Caccavallo in più o in meno, perché anche in questo le informazioni latitano, gli allenamenti sono a porte chiuse e non riusciamo a raccattare informazioni, come si suol dire. Quale deve essere l'atteggiamento della Nocerina? Allora, a San Marzano a prendere il pollo all'incrocio non lo so come ci arriva, a Palma invece domenica ci arriva sicuramente carico. No, ma per scherzo, vale, figurati.
ci arriva carico lui, ci arriva carico l'ambiente, ci arrivano i calciatori che per quel poco che uno riesce, insomma, lasciandoli tranquilli a parlare, hanno svoltato proprio mentalmente. I calciatori sono più leggeri, più sereni, più tranquilli. Io credo che la squadra arrivi nelle condizioni migliori, perché è una partita importante, perché sanno che si giocano tanto, perché sanno che comunque è mai sottovalutare, di contro hanno una squadra che tecnicamente ha un valore importante, è una squadra che è la partita per fare quasi lo stesso campionato di Nocera e Cavese, questo non lo dobbiamo dimenticare. Poi i ragazzi della curva, e diciamolo francamente, anche noi nel nostro piccolo, insomma, cerchiamo sempre di dare, infatti Francesco Remini dal 2-2 la spalla quasi se l'è portata via. Dobbiamo vivere questo momento con positività, perché tutto ci porta a pensare bene. La svolta del sondaggio, poi io per scaramanzia ne preferirei parlare domenica sera dopo la partita. Assolutamente sì, Nello, brutto parlare dei singoli, ma inevitabile non fare un passaggio sul Bakhtawi, che non ha iniziato questa stagione sui livelli della precedente esperienza in maglia rossonera. Domenica è entrato, 3 assist, un gol, una traversa e un'infinità di giocate che hanno infiammato il pubblico. Te lo aspetti dal primo minuto contro il San Marzano a Palma? Guarda, se Bakhtawi mi entra a partita in corso e mi fa quello che ha fatto domenica, ha messa troppo bene. Che poi la sua prestazione, frutto sicuramente di uno stato fisico ritrovato, gli possa permettere di scendere in campo dal primo minuto, meglio ancora. Però ripeto, come ho detto prima, la Nocerina ha bisogno di tutti i suoi giocatori, della miglior forma di tutti i suoi giocatori e delle qualità tecniche di tutti i suoi giocatori, al di là di chi poi possa subentrare e quindi cambiare il verso di una partita. La Nocerina è costituita da diversi giocatori e tutti devono aiutare la squadra a risalire e vincere questo campionato. Assolutamente sì, quindi a prescindere da chi scenderà in campo, era giusto per capire se, sulla domanda che facevo anche in precedenza, è il caso di sfruttare l'onda emotiva positiva di questo ragazzo o se magari sfruttare le sue caratteristiche a partita in corso. Vediamo, è un problema di Mister Nappi, noi commenteremo quando arriverà la formazione domenica. Andiamo avanti a dare voce ovviamente ai nostri amici che ci seguono da casa. Antonio Califano, buonasera Forza Molossi, biglietti già tutti finiti, una cosa ridicola per noi tifosi molossi che sosteniamo la Nocerina sempre in massa. Purtroppo però, se la capienza del settore è quella, ci si può far davvero poco. Ringraziamo che non ci sono state scelte scellerate, che almeno quelle 250 persone potranno essere presenti al comunale, ma per chi non potrà esserci non vi preoccupate, perché c'è la diretta video di Forza Nocerina, quindi link sui nostri canali social, sul nostro sito, tutti incollati ai televisori, ai cellulari, ai computer, per seguire questa partita, perché anche il sostegno a distanza serve a Mister Nappi e ai suoi ragazzi. Francesco Saverio Attanasio, gli allenamenti vengono svolti ancora al San Francesco? Ad inizio campionato non fu detto che il quartier generale fosse il campo di lavorate, Mister Esposito preferiva il campo in erba. Allora, in questa settimana gli allenamenti si sono svolti, quello del martedì si è svolto allo stadio San Francesco, perché lavoro video, lavoro atletico, quindi si sfrutta la pista e si sfruttano le comodità che ci sono all'interno degli spogliatoi. Poi le sedute di mercoledì, giovedì e venerdì si sono invece svolte sul sintetico di Lavorate di Sarno, giustamente perché Palma Campania è un sintetico, ma anche perché con le avverse condizioni atmosferiche era necessario preservare il manto erboso del San Francesco. Domani, come di consueto, la rifinitura si svolgerà sul Prato Amico, rifinitura che ha poco a che vedere con le superfici dei campi dove si va a giocare. Si curano le palle inattive, si curano tanti aspetti che si possono tranquillamente analizzare su un campo in erba naturale, pure se di domenica si gioca sul sintetico. E quindi per rispondere al nostro amico, la Mister Nappi avrà evidentemente indicato come il sintetico di Lavorate potesse essere più utile alla causa, più utile ai suoi calciatori per studiare
una superficie analoga a quella sulla quale si giocherà. E poi Luigi De Angelis: non ho nulla contro il San Marzano, anzi è una squadra dell'Agro e quindi come fosse una squadra di casa, però non capisco perché la Lega permette di far giocare in campi non adatti alla categoria. E questo è non credo non sia un campo adatto alla categoria, perché ci sono le omologazioni, ospita anche le partite della Palmese, per cui è un campo che tranquillamente può accogliere partite di Serie D, e domenica c'è stata Palmese Paganese, per cui il San Marzano, ricordiamo che sta facendo i lavori al suo campo, è uno stadio che certamente è all'avanguardia, che sarà poi fiore all'occhiello della società del presidente Romano e che dovrebbe essere pronto probabilmente per il prossimo campionato, anche per motivi di autorizzazioni, di permessi, di omologazioni. Già è un sacrificio per la società marzanese dover emigrare in un campo diverso da quello di casa, per cui dobbiamo accontentarci di quello che passa il convento, mai come in questo momento, credo che sia la frase più opportuna durante questa settimana oggettivamente. E alla Nocerina non fa bene, perché mister Nappi credo che debba mantenere la calma e la tranquillità nei propri ragazzi, perché Lorenzo a San Marzano si va per vincere. La Nocerina, l'abbiamo detto nella trasmissione precedente, si è giocata tutti i suoi bonus. In condizioni normali un pareggio col San Marzano poteva essere accolto bene, ma adesso la vittoria è l'unico risultato a disposizione dei ragazzi rossoneri. Per continuare la rincorsa sì, anche perché la squadra è attrezzata per farlo. Per carità, l'ho detto prima e lo ripeto, il San Marzano è una gran bella squadra, noi non siamo da meno, veniamo in una situazione e dobbiamo sfruttare praticamente il momento positivo, le ali positive. Quindi assolutamente non ci sono mezzi termini, poi il campo è chiaro, determina il risultato finale, però lo spirito con il quale si appresta a giocare questa partita è quello necessariamente di giocare per vincere, senza ombra di dubbio. Giocare per vincere e magari sperare di qualche altro mezzo passo falso delle rivali. A proposito, andiamoci a guardare il prossimo turno, cosa propone l'undicesima giornata del girone G di Serie D. Anzio Gladiator, Boreale Ostia Mare, Budoni Ardea, Cassino Trastevere, Cavese Flaminia, Cinzia Albalonga Sarrabus, Romana Ischia, Latte Dolce Atletico Uri e San Marzano Nocerina, appunto, che potrete seguire in diretta video su forzanocerina.it. Alfonso, secondo te quale delle rivali della Nocerina, San Marzano a parte, può perdere, è quella che magari potrebbe perdere punti visti gli abbinamenti che sono ancora sul nostro schermo, e poi c'è Cinzia Albalonga Sarrabus, che sono le due squadre che magari ti hanno entusiasmato e sorpreso di più fino a questo momento. Calendario che leggo, Cinzia Albalonga Sarrabus è quella che speriamo tutti perdono, una delle due volendo o non volendo devono perdere, diciamo, del Reno. E poi tra virgolette con un occhio guardiamo questa partita, con l'altra si guarda sempre la Cavese, anche se dobbiamo, ripeto, pensare a noi, dobbiamo vincere noi, siamo noi che non dobbiamo perdere più punti, siamo noi, la Nocerina siamo noi, quindi appunto dobbiamo vincere e puntare e far testa al campionato. Assolutamente sì, assolutamente così, e ci auguriamo che questa partita, lo diceva qualche amico che ci ascolta da casa, è un banco di prova importante, perché se con la Cavese la mano di mister Nappi era praticamente inesistente, con l'Anzio l'avversario era piuttosto modesto o comunque costruito per obiettivi diversi da quelli della Nocerina, ora arriva una partita contro un avversario forte, costruito per primeggiare, e quindi la Nocerina dovrà essere brava a fare la voce grossa anche a Palma Campania con il San Marzano, continuare sulla linea del gioco dal basso, del gioco della costruzione da dietro, del fraseggio, così come già ci ha fatto vedere nelle due precedenti prestazioni mister Nappi, perché la Nocerina deve andare, secondo me, su tutti i campi e impostare, dare un'identità, cioè dimostrare a tutti che è la squadra più forte e che vuole in un modo o nell'altro andare ad azzannare la preda e andarsi a prendere questo primato quanto prima è possibile. Proiettiamoci alla parte finale della trasmissione, che come al solito è dedicata alla Juniores. Juniores che nella precedente turno ha riposato, girone M
Altra situazione molto particolare, perché in questo caso la Nocerina è iscritta nel girone che comprende anche le squadre siciliane e le squadre calabresi, e quindi il problema Vigor Lamezia, così come si è presentato per i grandi, si presenta anche a livello juniores. E staremo a vedere se il calendario verrà riscritto oppure se si proseguirà così. Nel frattempo andiamo a dare uno sguardo a quello che è il prossimo turno, quindi l'ottava giornata del girone M. Castrovillari Gelbison, Cavese Angri, La Felice Amaranto Portici, Locri Gioiese, Nocerina San Luca e Vibonese Santa Maria Cilento. Riposa la Turris, che però è una fuori classifica come società di categoria superiore, che è stata inserita insieme a queste di Serie D. Nello, impegno casalingo per i molossini di Mister Franza contro il San Luca, e purtroppo è un problema quando si gioca in casa e piove, perché le nostre telecamere faranno fatica a mostrarvi la gara in diretta, come già accaduto nelle scorse settimane. E infatti proprio per le avverse condizioni del tempo ci siamo persi due partite, una però persa perché la Nocerina giocava in casa, ovviamente mi riferisco alla Nocerina dei grandi, e ci siamo persi le due migliori partite della Juniores. Ci è dispiaciuto, però va bene così, siamo contenti lo stesso. Domani non so se saremo presenti, dipende tutto dal tempo, però un impegno alquanto duro per i molossini, che, ripeto, venendo da due pareggi importanti, sicuramente venderanno cara la pelle e cercando di portare a casa un risultato positivo. Un risultato positivo per mantenere anche la posizione di vantaggio in classifica su San Luca, e diamo uno sguardo anche a quella che è appunto la classifica. Comanda la Cavese con 15 punti, seguono Portici e Santa Maria Cilento a 13, Gelbison 11, La Felice Amaranto 10, Angri 9, Vibonese 8, Castrovillari 7, Nocerina 6, San Luca 4 con una gara in meno, Gioiese 2, chiude il Locri a 0 e anche la Turris a 0, però questa non è frutto dei punti che sono stati conquistati sul campo, perché come detto la Turris è fuori classifica, e quindi andando a spulciare i comunicati ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti, alla Turris vengono attribuiti sempre 0 punti, perché non conta il risultato del campo. Fatta quest'ultima parentesi sulla Juniores, noi ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione. Primo ringraziamento va fatto ovviamente ai nostri amici sponsor, Hotel San Giorgio, che ci ospita come di consueto nei suoi locali per la realizzazione della nostra trasmissione, e poi Ottica Apicella e Barestasi, che ci sono vicini e ci saranno vicini fino a fine campionato. Iniziamo a salutare chi ci ha seguito da casa, tutti i tifosi che come al solito ci sono vicini e che interagiscono con noi. Diamo uno sguardo un attimo se c'è qualche altro commento. Sì, c'è Raffaele Petti, un saluto per Alfonso Tortora numero 1 e un saluto a tutti e complimenti per la qualità della trasmissione. Grazie, ringraziamo te caro Raffaele che ci segui come di consueto. Vi invitiamo a restare sempre incollati sulle frequenze di forzanocerina.it, sui nostri canali social, Facebook, Instagram, TikTok, sul nostro canale YouTube, ad iscrivervi per essere sempre aggiornati su quanto succede alla Nocerina. Non siamo riusciti per un problema tecnico a mandarvi l'intervista a Mister Zironelli, che però è già disponibile appunto sul nostro canale YouTube, e quindi per tutti quelli che sono curiosi di ascoltare le prime parole ufficiali del neotecnico del San Marzano, andate sul nostro canale YouTube, ma anche sul nostro sito forzanocerina.it, perché anche lì è disponibile l'intervista in esclusiva realizzata dalla nostra testata insieme a tutto Serie D. Tra l'altro sarà una bella sfida quella tra Zironelli e Nappi, che si sono ritrovati in una finale di Coppa UEFA da calciatori, erano altri tempi ovviamente, e ad Avellino Lorenzo, da buon tifoso della Juventus, c'era appassionato, perché poi si è tifosi della Nocerina, della Juventus si è appassionati, e sarà curioso ovviamente anche domani chiedere a Mister Nappi cosa ne pensa di Zironelli, perché magari non lo avrebbe voluto affrontare proprio al debutto dello stesso Zironelli sulla panchina del San Marzano, ma immagino che si saluteranno in maniera calorosa.
E un saluto va ovviamente ai nostri ospiti in studio. Partiamo dal nostro ospite fisso, Nello Marmo. Grazie Nello. Grazie a te Valerio e soprattutto un saluto a chi ci ha seguito da casa. Dimentichi qualcosa? Dimentico mio nipote Manuel, che domenica è il suo compleanno, e poi a Tania, che è sempre lì a sopportarmi. E Tania che oggi ci ha dato una mano da dietro le quinte, quindi un ringraziamento va anche a lei che ha curato la parte delle immagini. Un ringraziamento e un saluto a Lorenzo Refice. Ciao Lorenzo. Buonasera a tutti, un saluto a mia figlia Alessia, se non lo facciamo, per, di pronta guarigione. Grazie a voi per l'invito e alla prossima. Alfonso, debutto più che positivo, quindi promosso e soprattutto se la Nocerina vince a San Marzano, arriverà un invito anche per una delle prossime nostre trasmissioni. Grazie. Grazie a te Valerio e grazie dell'ospitalità che mi hai dato. Lo ha fatto Lorenzo, ma non posso esimermi dal farlo anche io. Un saluto alla mia co-conduttrice Alessia, che mi è mancata tantissimo questa sera. Non ero più abituato a leggere commenti, classifiche, risultati, a far tutto da solo. Quindi, cara Alessia, torna presto in forma perché ci sei mancata tantissimo questa sera. Un saluto va ovviamente anche a Francesco Cuomo, che ha curato la regia, come al solito. Appuntamento a domani alle ore 12 per la conferenza stampa di Mister Nappi dallo Stadio San Francesco e poi domenica alle 14:20 inizierà la diretta video di San Marzano Nocerina sui nostri canali, link disponibile su forzanocerina.it, Facebook, Instagram e sul sito. Per chi proprio non dovesse riuscire ad acquistare la partita, c'è sempre la radiocronaca di Carmine Apicella, tatan tatan, e di Francesco Belsito. Per Forza Nocerina, appuntamento a venerdì prossimo alle ore 21. Una buona serata a tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato fino ad ora. Forza Nocerina, per restare sempre connessi al mondo rossonero, in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi a Nocera Inferiore in via Canale 2.